Che sensazioni abbiamo alla vigilia di una partita di campionato in una settimana che forse è la più importante della stagione della Fiorentina? Bueno, buongiorno. Tranquillità, siamo una squadra tranquilla e ci alleniamo tutti i giorni, prima pensando in Cagliari, dopo in la finale. Siamo tranquilli e pensando, già sappiamo quello che dobbiamo fare e ci alleniamo tutti i giorni per quello, così che siamo molto tranquilli. Tu sei stato definito come l'uomo della finale perché hai calciato un rigore pesantissimo. Qual è la sensazione che vi accompagna? In quel momento è un po' di nerviosismo, però uno tratta di non ascoltare, di non sentire niente, così che niente, tranquillità in quel momento per portare alla finale la squadra, così che molto, molto felice per il rigore e per portare alla Fiorentina un'altra finale. Come ti senti tu? Come stai? Le ultime partite sono state insomma un po' opache, non buonissime. Sì. Insomma, cosa possiamo aspettarci? Possiamo aspettarci adesso il miglior Beltran? Sì, sicuro. Sempre si può fare meglio. Uno migliora, vuole migliorare ogni giorno per la squadra, per i tifosi, per la città. Così sempre uno si allena e dà il meglio. Io penso che sì, posso fare ancora molto meglio. E in queste due partite, tre partite che mancano. Così che, bueno, la più importante già lo sappiamo qual è, vogliamo fare lo meglio possibile, così che nada, ora testa al Cagliari, poi ci pensiamo nella finale. Senti, parliamo un attimo, come Utra, fate tre lei, ci manca solo quello. Allora, parliamo ovviamente dell'Olympiacos, che è la partita più importante. Cosa vi aspettate da questa squadra, se l'avete studiata, che squadra è? Sì, abbiamo visto un po' della partita di loro contro Aston Villa. Aspettiamo una squadra che vuole vincere la finale, no? come noi. Dobbiamo fare lo meglio possibile, dobbiamo fare lo che sappiamo fare. Dare il meglio. Sappiamo che loro sono una squadra che giocano in casa, non nella città di loro, ma lì nel suo paese, con i tifosi di loro. Però sappiamo che i nostri tifosi sempre sono accanto di noi. Comunque sappiamo che lo possiamo fare di una buona maniera. Tu vivi tutti i giorni. Dobbiamo andare. Cristiano Biraghi, da capitano, come state vivendo questi momenti che vi portano verso la finale di Atene? Ah, siamo tranquilli, ci stiamo godendo questi momenti che comunque sono momenti che non capitano tutti gli anni. Noi abbiamo avuto la fortuna e la bravura di farcelo ricapitare di nuovo. Siamo tranquilli, siamo sereni, ma nello stesso tempo molto concentrati per questo finale di stagione. È il momento di vincere un trofeo, c'è una dedica anche importante da fare, no? Sì, è il momento, anche l'anno scorso era il momento, ci abbiamo provato, quest'anno ci proveremo uguale ancora e speriamo che con l'esperienza che abbiamo maturato l'anno scorso possiamo fare meglio. In città non si parla d'altro, alla fine i tifosi saranno 9.000, forse anche qualcuno in più. Sentite un po' di pressione, cioè avvertite la responsabilità? No, viviamo tutti i giorni noi sportivi di pressione, quindi non è questa che cambia. Sappiamo che c'è tanta attesa e è anche normale perché comunque è una finale, è il secondo anno di fila che giochiamo, quindi penso sia una cosa straordinaria e abbiamo regalato tante gioie in questi ultimi anni ai tifosi e speriamo di mettere la ciliegina sulla torta. La realtà
comunque dice che prima di questa finale, che non è certamente domani, c'è un incontro di campionato con il Cagliari, quindi la strada per Atene ha questa sosta forzata. Qual è insomma, l'utilità di questa partita? La vivete più come un'opportunità magari per un warm up oppure come un'inevitabile circostanza? No, è fondamentale domani a Cagliari perché i tre punti ci garantirebbero, nel caso in cui andasse male la finale, di giocare l'Europa anche l'anno prossimo. E quindi penso sia una partita talmente importante che si prepara da sola. No? Poi sicuramente sarà d'aiuto per la finale di Atene, perché comunque dovremo giocare seriamente e non andare a Cagliari passeggiando. Quindi sarà un bel test che ci serviranno i tre punti e ci servirà per tenere alto il ritmo e la concentrazione per la finale.